forse se sei qui ti starei chiedendo: quelle che vedremo oggi sono veramente le 5 chitarre più brutte della storia? Preparatevi a scandalizzarvi. Scandola! Ok, lo ammetto. Forse nel video precedente sono stato un po' cattivo, ma oggi vi assicuro che quelle che vedremo fanno proprio cagare. Stefano! Le chitarre che vedremo oggi fanno talmente schifo che ci vorrebbe una canzone horror per farvele vedere. Quindi, se sei pronto, allaccia la tracolla, che partiamo. Lo so, è un po' cringe, ma ci voleva. Iniziamo con la Vancaster 2. Sì, è quello che pensa. È una chitarra che ricorda proprio due coglioni. E la paletta... beh, lo sappiamo. Lo stesso produttore dice che la chitarra non è buona, non si appende bene la tracolla ed è anche scomoda da suonare. Inoltre è impossibile suonarla appoggiandolo sulle gambe. Beh, nemmeno tra le gambe, immagino. Voto 0,5. Direi che siamo partiti proprio alla grande. Andiamo bene, proprio bene. Fammi sapere cosa ne pensi. Successivamente abbiamo... la Wayne Charvel Hydra. La Wayne Charvel Hydra nasce alla fine degli anni 70. Questo è il periodo in cui un certo Van Halen esordisce con il suo primo album e nella copertina figura la famosissima Charvel Superstrat. Ecco, per lui Wayne realizzò la Hydra. Con il suo colore giallo taxi, la Hydra sembra una sparapunti. Orrenda e dir poco. Ringrazio il Signore Dio per tutto l'introvabile. Voto 2. Come sempre, ti invito a lasciare un like, soprattutto un commento. Il gusto poi si sa, è personale. Ad esempio, credo che gli amanti del Lego potrebbero apprezzarla. Degna di nota negativa, abbiamo anche la Kramer Gorky Park. In questo periodo, come sappiamo, cadeva il muro di Berlino. E il gusto del produttore di questo scempio. La chitarra prende il nome dalla band moscovita, i Gorky Park appunto, gruppo simbolo del disgelo tra Russia e Stati Uniti. Tralasciando la storia, la sua forma triangolare è un tributo alla balalaika. La Kramer è una chitarra tamarrissima, ignorante. Figa! Con il suo colore ovviamente rosso, con le bandiere degli Stati Uniti e della Russia, la Gorky Park è stata venduta meno dei settembrini, i biscotti della Mulino Bianco con polpa di fico, che furono un flop nel 1995. Voto 3,5. Andiamo avanti, va. Nella nostra lista degli orrori rientra anche la chitarra di Pizza Hut. Pizza Hut è una nota catena di pizzerie americana. Io non lo so. Ma perché hanno creato una cagata del genere? Forse un notaio amante della pizzeria statunitense avrà battuto la testa da qualche parte. Poi, se la pizza è come la chitarra, siamo a posto. Scandalo! Voto 2. Come sempre la tua opinione è importante. Forse qualcuno di voi ama queste chitarre. O magari è proprio quel notaio che ha creato quella chitarra, non lo so. Fammelo sapere nei commenti. Infine... abbiamo la Vox Teardrop. Oh no. Questa chitarra, datata 1963, è stata chiamata così perché sembrerebbe avere una forma a goccia, come una lacrima. Ma più lacrima, più la guardo, più aumenta la mia crisi di pianto. No raga, questa chitarra mi crea disagio. Perché una chitarra mi sembra una racchetta da tennis. Quasi quasi la consiglio a Sinner. Ok ragazzi, anche oggi abbiamo visto altre 5 chitarre che proprio bellezza spostati. Ve ne farei vedere altre, ma non posso, perché altrimenti mi viene una cazzo di crisi isterica. Schizzo male. Nel prossimo video ne vedremo altre 5, purtroppo. Per cui, come sempre, ti invito a lasciare un like per supportare questo canale e la mia pazienza. Fammi sapere se stavolta sei d'accordo o se salveresti una di queste chitarre. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!